ci sono domande per questo ultimo blocco in cui si è cercato di interpretare il fenomeno, o meglio l'etichetta Smart Cities, applicandola, come abbiamo visto, con esempi anche molto interessanti, oltre che di metodo, anche di contenuto. Se non siete stremati, volete fare qualche domanda? Bene, faccio una ultima, anzi ringrazio per lo spot della dottoressa sui prossimi due giorni, Digital for Creativity, visto che parleremo domani e dopo e saremo in SEAT Pagine Gialle in Corso Mortara a parlare di creatività applicata. Cerchiamo sempre di applicare le cose, quindi non rimanere sulle teorie ma di applicare. Come si fa a rendere più sexy il tema Smart City? Lo chiedo alle signore, visto che... che abbiamo fatto, che può essere diciamo raccontata ed è interessante, abbiamo lavorato quest'anno con i ragazzi di un corso dello IED, che è l'Istituto Europeo di Design, e da questo punto di vista abbiamo proprio in qualche modo messo insieme competenze interdisciplinari e diverse, e ci è stato utilissimo perché noi che abbiamo sempre lavorato molto sulla parte strettamente ICT, ci siamo veramente persi una parte del mondo, per cui sicuramente chi lavora sulla componente di design fa dà un valore aggiunto a chi si occupa soltanto magari da un punto di vista ICT delle smart city, e quindi abbiamo provato a lavorare su queste due tematiche, uno sul tema della smart city e l'altro sul tema del mondo del lavoro. Infatti poi la presentazione che ci sarà dopodomani sarà l'esperienza che abbiamo fatto diciamo anche sulla parte del mondo del lavoro, veramente quello che è stato interessante è stato un po' il metodo di lavoro che ha portato alla fine a far dialogare competenze diverse e a portare delle idee. Per esempio sulla tematica delle smart city c'è stata una proposta su un'agenda per le smart city molto interessante, sulla quale è probabile che ci lavoreremo all'interno di questo tavolo che vi dicevo che adesso si è aperto della Fondazione Torino Smart City, e quindi è una tematica anche di mettere insieme le competenze giuste per riuscire a rendere più smart anche diciamo questa mole di informativa che è ormai grossa. Adesso forse non c'entra un granché, ma devo dire che per esempio noi su Simpubs abbiamo fatto molta dissemination a livello scientifico, e poi ci siamo chiesti chi probabilmente più di noi riuscirà a rendere smart le città, e quindi abbiamo pensato che sono i bambini. E allora in chiusura di questo progetto ci siamo messi a lavorare, abbiamo preso nel gruppo una ragazza laureata all'Accademia delle Belle Arti, e stiamo lavorando su un gioco che è una sorta di Monopoli per legata alle voci sul risparmio energetico, e fatto però con la realtà aumentata, così i bambini sono, le pedine sono dei personaggi in realtà aumentata, e lo presentiamo l'ultimo giorno, il 20 maggio saremo al Salone del Libro per presentare questo. E poi sempre lavorando, presi dall'entusiasmo, con i ragazzi un po' più grandi stiamo mettendo insieme uno spettacolo teatrale nell'ambito delle scuole, sempre giocando sul tema del risparmio energetico, ma applicato con tecnologie di realtà aumentata. Quindi metteremo ai bambini le magliette con i QR code, che i genitori vedranno come lampadine o come vari elementi sensori che emettono i dati eccetera, proprio perché secondo noi al di là di tutto il discorso tecnico e scientifico che possiamo fare noi come ricercatori o come tecnici, il futuro sono i ragazzi, sono i giovani ingaggiate. Che sono già nati con le tecnologie peraltro, quindi sono già smart più di noi. Io non volevo rispondere sul sexy, secondo me noi dal punto di vista generale, io da tempo penso che o le cose che noi facciamo diventano pop e quindi in qualche modo ci sforziamo tutti di far scendere, come dire, da un empireo di tecnicismi, di tecniche, di tecnologie e di grandi parole, voglio dire, ad un ambito facilmente comprensibile. Oppure, voglio dire, c'è il rischio, voglio dire, che questa separatezza invece di diminuire aumenti.
nel senso che tutte le tecnologie sono buone nel momento in cui si legano dei processi di innovazione sociale, di innovazione culturale e di qualità della vita dei territori. Allora, l'esempio che io porto dello zainetto, ma ce ne sono tanti altri, non nostri, come dire, altrettanto buoni. Penso alla linea di ricerca di Carlo Ratti, che è un grande italiano che studia all'MIT, voglio dire, sulla parte sensoristica applicata alle bici. È quello di portare, voglio dire, tutto questo, come dire, ad un uso nell'ambito della quotidianità, che ci dia un po' più di consapevolezza e che, dandoci un po' più di consapevolezza, ci dia anche un po' più di potere. Perché, voglio dire, avere consapevolezza e poter in qualche modo utilizzare strumenti che adesso hanno cominciato a farsi strada, come dire, anche in seguito alle politiche di open data, come i fact checking e quant'altro, quindi in qualche modo avere una capacità di essere molto più aderenti e vicini alla realtà delle cose, non alla rappresentazione della realtà buona a giustificare l'una e l'altra cosa, credo, voglio dire, sia una grande rivoluzione da questo punto di vista, non mi interessa se politico o meno, ma una grande rivoluzione nel modo di vedere le cose e nel modo di dare un contributo anche da parte di ciascuno di noi al fatto di cambiare qualcosa nel proprio piccolo. Per cui io dico benissimo il sexy, ma soprattutto il pop. Perfetto, ti ringrazio. A questo punto vi ringrazio chi ci ha seguito in diretta.